Bentrovati da Gualtiero San Filippo a questa nuova edizione del TG Med LIS. Apriamo questa edizione del TG Med LIS parlando di Antonio Ingroia, l'ex PM e amministratore attuale, amministratore unico di Sicilia e Servizi. Antonio Ingroia si difende da un'accusa. L'accusa di peculato, ovvero quella di aver ricevuto rimborsi e premi in maniera indebita. E a tal proposito l'ex magistrato ha detto: si tratta di fatti vecchi e per giunta già chiariti. Si parla di migliaia di euro, 30.000 per quanto riguarda le spese di viaggio, e nelle spese di viaggio bisogna considerare alberghi, vitto, trasporto. E si parla di 117.000 euro l'una per due indennità di risultato. Il diritto di essere premiato non l'ho deciso io, ha detto Ingroia. Piuttosto mi è stato riconosciuto dall'assemblea dei soci eppure dalla regione siciliana. Torniamo a parlare di maltempo, venti temporali e mare in burrasca. Continuerà anche oggi l'ondata di maltempo che in queste ore ha coinvolto la Sicilia e che ha creato non pochi disagi. A causare più danni nelle ultime ore è stato soprattutto il vento. Considerate forti raffiche fino a 38 km orari, sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco. A causa del maltempo, per esempio, il traghetto delle grandi navi veloci Palermo-Genova ieri alle 21 non è partito. Da due giorni gli scafi e traghetti per le isole Eolie sono fermi nei porti per il mare molto mosso e anche a causa di questo forte vento proveniente da nord-ovest. Vento è il mare che ha raggiunto anche forza 7. A Palermo il forte vento ha danneggiato il carro di Santa Rosalia che si trova al foro italico, mentre a Mondello un grosso albero è stato sradicato dal vento ed è precipitato giù all'interno di una villetta. Avrebbe assunto tre ladri, questo per dare una lezione all'ex moglie. Lui stesso ha detto ai ladri dove trovare i soldi all'interno della casa della donna. E questa è l'accusa mossa contro un medico di Catania, adesso indagato per furto aggravato insieme agli altri complici. L'uomo ha già confessato, ma la polizia già sapeva tutto in base ad alcune intercettazioni. Lui non avrebbe tenuto parte del bottino, i soldi trafugati alla moglie, perché gli interessava soltanto danneggiarla. Quattro colpi di fucile calibro 12 sono stati esplosi contro il portone di un garage di proprietà del titolare di un'azienda edile. È accaduto nel centro storico di Favara, ci troviamo in provincia di Agrigento, in una traversa di via Roma. Sull'intimidazione hanno avviato le indagini i carabinieri. E adesso ci spostiamo a Ribera perché un uomo qui in provincia di Agrigento è evaso dagli arresti domiciliari. Si tratta di Francesco Jevoli. Francesco Jevoli di 61 anni che aveva come obiettivo quello di evadere e raggiungere la nipote. Ma dopo essersi messo in viaggio è stato subito arrestato dai carabinieri. Considerate che era sparito da venerdì. Questa era l'ultima notizia per noi, vi rimandiamo alla prossima edizione.